l'associazione Safarana di Tortora ha la sua sede. È stata inaugurata sabato scorso alla presenza anche dell'amministrazione comunale di Tortora. La sede nasce nel centro storico e come primo obiettivo ha quello della valorizzazione di questo prodotto tipico. E noi abbiamo parlato delle attività dell'Associazione Safarana di Tortora con il presidente Giuseppe Limongi. La prossima iniziativa, che penso si svolgerà a fine aprile, sarà fatta insieme alle scuole elementari di Tortora. Le piantine dei semi della safarana saranno distribuite a tutti i ragazzi delle scuole. Ogni bambino avrà questa piantina con il proprio nome e di cui dovrà naturalmente tener conto, portarla in casa o nel giardino e farla crescere. Un'etimologia antica per questo peperone rosso che distingue e caratterizza Tortora da tutti gli altri comuni del comprensorio. Safran viene praticamente dalla parola araba, safran. E questa è stata importata in Italia intorno al 1500-1600, praticamente dopo la scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo. E questa nostra safarana ha la specificità di essere a corno di capra. Volete rivalutare la tradizione di sicuro, ma volete anche farvi scoprire questo prodotto? Certamente, perché attorno a questo prodotto ci può essere un discorso molto vantaggioso e anche lungimirante. Sicuramente è un prodotto che da sempre è stato presente nelle nostre case, è un prodotto che ha dato da mangiare a tante nostre famiglie. E poi questa famosa anzetta di zafarano praticamente è qualcosa che è visibile in quasi tutte le case del centro storico. L'associazione lavorerà in sinergia con l'amministrazione comunale di Tortora per un importantissimo progetto, la Deco, e Giusy Mazzillo ci ha spiegato di cosa si tratta. La promozione di questo marchio di origine comunale, che è stato spinto dall'Associazione Zafarana di Tortora per non solo preservare appunto la zafarana, ma anche per promuoverla. Ma non solo questo, perché il nostro è un'azione che vuole salvaguardare tutti i prodotti del territorio, perché la Deco, questo marchio di origine comunale, non riguarderà poi in futuro solo la zafarana, ma sotto questo marchio si potranno proteggere e valorizzare tutti i prodotti del luogo. Ed infatti l'associazione tortorese parte dalla tutela del seme della zafarana, perché proprio il seme tortorese è rimasto puro e incontaminato, tanto da rendere questo prodotto unico nel mondo, presente da un punto di vista genetico solo a Tortora. Allora possiamo dire che ogni buon tortorese deve avere un po' di zafarana a casa sua? Certamente, è qualcosa che è logico.